Pronti? Pronti. Ciao a tutti amici e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi siamo in compagnia di un ospite, Giuseppe Ladisa. Facciamo scritto qui, ecco. Se volete seguire l'account. E siamo in compagnia di quattro fantastici amici. Giuseppe ci ha portato il suo Mavic 2 Zoom. Anche lui è un videografo, quindi faremo un po' un confronto su quelli che sono le varie caratteristiche e peculiarità di ogni singolo drone e se vale la pena comprare uno piuttosto che l'altro rispetto alle vostre esigenze. Esatto, quindi è un mega confronto tra tutti i droni della serie Mavic attualmente disponibili, ovviamente acquistabili nuovi sul sito di DJI. Chi la manda la sigla? Dai, la manda l'ospite. Ci provo. Ma manda la sigla, dai. Sigla. Vabbè. Ma non si sente veramente la sigla? No, poi si sente dopo. Si sentisse. No. Bene, entriamo nel vivo della nostra puntata e andiamo a vedere qual è il punto numero uno. Quindi ho detto che non li dovevo numerare, ma vabbè, soltanto il numero uno lo enumero, dai. Il prezzo. Quindi, tra questi quattro droni, il prezzo. Confrontiamo. Ok, partiamo dal più economico fino ad arrivare al più costoso. Quindi il Mavic Mini costa 399 euro, ovviamente parliamo della versione base. Poi abbiamo il Mavic Air 2 849 euro, poi abbiamo il Mavic 2 Zoom 1249 euro e poi abbiamo il Mavic 2 Pro invece 1499. Quindi, c'è una bella differenza di prezzo, soprattutto tra il primo e l'altro, ballano più di 1000 euro di differenza. Esatto. Però diciamo 1000 euro che poi vedrete nel proseguo della puntata, che sono diciamo, ben ripagate ovviamente. E naturalmente se vi basate soltanto sul prezzo è inutile dire che il Mini è sicuramente quello che fa per voi. Pesa meno nelle vostre tasche. Però diciamo, se devo dare un giudizio complessivo, quindi un rapporto qualità-prezzo, sicuramente l'Air, stando sotto i 1000 euro, ti garantisce comunque sia una buona qualità. Se non avete delle richieste proprio eccezionali in termini di qualità foto-video, l'Air diciamo, soddisferà appieno le vostre richieste anche dal punto di vista dei soldi. Anche perché è l'unico a fare il 4K 50p. 60. Vabbè, Lei è l'unico. Ma ci arriviamo dopo. Vabbè, tanto vediamo il punto numero 2. Il peso. Qua ti voglio. Anche qui, diciamo, ha vita facile il Mavic Mini, che è stata l'innovazione di quest'anno, insomma, è appunto un drone 249 grammi, non si era mai visto, soprattutto con la qualità di DJI. Poi saliamo di peso col Mavic Air 2, 570 grammi, peccato per quei 70 grammi perché l'avrebbero fatto rientrare in una categoria speciale dell'Open, ma ne parliamo dopo. E poi abbiamo il Mavic 2 Zoom e il Mavic 2 Pro che sono peso praticamente identico, 905 grammi nello specifico per lo Zoom e 907 grammi per il Pro. Quindi 2 grammi in più per il Pro, proprio piume. Oltre al peso ovviamente entra in gioco anche la trasportabilità. La serie Mavic è caratterizzata dal fatto appunto di avere le eliche richiudibili, quindi sono tutti e quattro sono molto portatili, hanno una trasportabilità molto alta rispetto al malloppo di Phantom che abbiamo qua dietro, insomma cambia qualcosina. Però ovviamente sulla trasportabilità come anche sul peso vince a occhi chiusi il Mavic Mini perché davvero lo metti in tasca, radiocomando nell'altra tasca che più o meno ha le stesse dimensioni e vai, esatto, vai ovunque. Voli. Te lo puoi portare anche allo stadio paradossalmente, non puoi volare però insomma. Te lo puoi portare. Subito dopo c'è il Mavic Air 2 che nella versione combo entra tutto in questa pratica, è piccolissima, neanche due mani, valigetta. Punto numero 3. Batteria. Quindi batteria, vediamo la durata e le performance di ogni singola batteria. Come va? Esatto. Analizziamo la batteria a 360 gradi. Quindi parlando di durata della batteria, ha un leggerissimo vantaggio il Mavic Air 2. Parliamo davvero di pochissimo rispetto
4-5 minuti più o meno? No, anche meno. Leggendo le caratteristiche presenti sul sito della DJI, abbiamo un 3 minuti in più per il Mavic Air 2 rispetto al Mavic 2 normale. Il Mavic Mini anche lui ha una durata teoricamente superiore ai 30 minuti, però diamo, diciamo, un punto in meno alla batteria del Mavic Mini, perché come abbiamo visto nel corso del nostro video, scendendo sotto il 30% di batteria toglie potenza ai motori e quindi è molto rischioso, perché rischiate di perderlo soprattutto se c'è il vento. Un'altra nota dolente della batteria del Mavic Mini, non so se lo sapete, ma il Mavic Mini, a differenza degli altri, non fa questo auto storage, ma se tu la carichi al 100% rimane sempre carica al 100%, quindi non c'è l'autoscarica della batteria, mentre tutti gli altri droni hanno appunto l'autoscarica. Nella fattispecie nel Mavic 2 Pro e Zoom lo puoi anche settare il tempo per questa carica e scarica, mentre nell'Air non lo puoi settare, però diciamo dopo 3 giorni si porta sotto il 65%. Vabbè, il consiglio qual è quindi? Di scaricare sempre le batterie. Esatto, se usate il Mini non tenetele le cariche, quindi scaricatele e poi tenetele conservate. Se sapete che non dovete volare per un po' di tempo, lasciate le scariche, le batterie più possibile scariche. Dove vince invece sul lato batterie Mavic Mini è sul prezzo. Il prezzo più basso di tutte, se non ricordo male, 45 euro per la batteria del Mavic. Una batteria 45 euro. Una batteria del Mavic 2 Air o Zoom 139 euro. Pro o Zoom? Pro o Zoom? Hai detto Air o Zoom? Ah, scusa. Vabbè, poi tu. E il costo delle eliche? Praticamente sì. Tu hai comprato le eliche, sì, di quello, quanto costano? Sì. Una ventina di euro, su per giù. Due coppie, quasi quanto una batteria di Mavic. Esatto. Due coppie costano 12 euro per il Mavic Mini, quindi anche su quello c'è una differenza di prezzo. Diciamo che è anche un po' giustificato, sì, fondamentalmente. Però la fascia, insomma, bassa, no? Era giusto parlare, fare una panoramica a 360 gradi sul discorso batteria, sia lato prestazioni sia anche lato economico, no? Ok, parliamo adesso dei sensori, quindi i sensori anticollisione, non quello della camera, quelli anticollisione. Vediamo di che si tratta, quali sono le vere differenze fra uno, l'altro e l'altro. Partiamo da quello che non ha sensori, ovvero il Mavic Mini, ha soltanto il sensore inferiore. Quindi, per avere un peso molto contenuto, è chiaro che qualcosa glielo dovevano togliere. Esatto. Hanno tolto appunto i sensori anticollisione. Passiamo al Mavic Air 2. Il Mavic Air 2 invece presenta i sensori posteriori, anteriori e inferiori, ma non ha quelli laterali e quello superiore, a differenza invece della serie Mavic 2 Pro e Zoom, che invece ha i sensori a 360 gradi. Però stavi dicendo, Giuseppe, che i sensori a 360 gradi sono attivi solo in modalità tripod, perché in modalità GPS abbiamo solo il frontale, il posteriore e chiaramente il VPS, mentre i laterali sono disponibili solo in modalità tripod. Questa cosa è molto importante. E anche quello superiore? Non ho testato questa cosa, testato, ma credo forse di sì. Altro punto, trasmissione del segnale video. Quindi vediamo che sistema, che tecnologia hanno i vari droni. Questi droni si differenziano principalmente dal fatto che alcuni posseggono il LocuSync 2, quindi un sistema di trasmissione digitale apprezzatissimo da tutti, perché appunto raggiunge distanze di chilometri e chilometri, arrivano anche addirittura a 10 km. Senza perdere un minimo di dettaglio del segnale. Fluidissimo. Vabbè, molto fluido. E invece ce n'è uno in particolare che, come ovviamente potete immaginare, è il Mavic Mini, che è ancora la vecchia trasmissione Wi-Fi. Che ovviamente è quello che fa un po' bestemmiare tutti i piloti, perché a un certo punto, insomma, si interrompe la connessione, spesso anche a distanze davvero brevi. Una differenza da dire però tra l'Air 2 e la serie invece Mavic 2 è che praticamente, nonostante anche lui abbia LocuSync 2, al momento non è compatibile con lo smart controller, cosa che invece è possibile con gli altri due. Quindi il controller, quello già con lo schermo integrato. Con altre funzioni che si possono aggiungere, insomma, per il momento è compatibile soltanto con quella serie, però noi pensiamo che, appunto, avendo lo stesso sistema di trasmissione, magari faranno un aggiornamento e lo renderanno compatibile anche per lei. Un altro punto di cui dobbiamo parlare è
la funzione automatica, quindi le varie funzioni automatiche che ogni drone può eseguire. Allora, su questo ci sono delle differenze, diciamo, abbastanza abissali tra il Mini e tutti gli altri, ovvero il Mini come funzione automatica, beh, ovviamente come ritorno a casa che c'hanno ormai tutti, ha anche i famosi quick shot. Se non avete visto la puntata sui quick shot del Mavic Mini, ve la lasciamo qui in descrizione. Mentre gli altri due, diciamo, un po' si equivalgono, c'è chi ha qualcosa in più, qualcosa in meno, però bene o male sono bene o male le medesime funzioni. Io darei giusto un peletto, un punto in più al Mavic Air 2, perché ha all'interno delle funzioni di miglioramento sul discorso Hyperlapse, e in più c'ha il famoso APAS 3.0. Cos'è l'APAS? Quello che schiva gli ostacoli. Gli ostacoli, eh? Esatto. Noi abbiamo fatto una prova, non ve l'abbiamo portata sul canale perché ormai ce ne sono bizzeffe ormai su YouTube. Però davvero, tra uno e l'altro, il Mavic Air 2 davvero ti segue ovunque, schiva qualsiasi cosa. È veramente fantastico. Invece loro, avendo l'APAS 2.0, sono un gradino inferiori, ma è sempre un'ottima qualità. Parliamo adesso di un punto molto interessante, ovvero quello che va a contatto con le mani del pilota, il radiocomando. Esatto, ci sono delle differenze sostanziali tra i vari radiocomandi. A livello estetico si nota una somiglianza tra il Mavic 2 Pro, il Mavic 2 Zoom e il Mavic Mini, ovvero il famosissimo radiocomando della serie Mavic, quello richiudibile, mentre nel Mavic Air 2 è stato introdotto un radiocomando molto più simile a quello del Phantom, giusto per fare un paragone con un vecchio drone, che a detta di tutti è stato molto, diciamo, bistrattato, perché giustamente si erano tutti abituati a questa idea di avere il radiocomando piccolo. Ma poi, secondo me, questo è il mio personale parere, il radiocomando del Mavic Air 2 è nettamente migliore come ergonomicità. Ergonomia. Come ergonomia. Una volta aperto e una volta inserito poi lo smartphone, alla fine le dimensioni sono le stesse. Sono le stesse. Quindi, può però influire sulla portabilità. Esatto, bravissimo. Sicuramente da quel punto di vista può influire. Però, diciamo, se una volta che ci si dota di un tritone, di un case di trasporto, alla fine questa differenza non si sente più. Vi dico, io bene o male uso mettere il drone, portare il drone con me in borsa. Nella borsa dove ho anche la camera, ho anche altre ottiche, e lì il radiocomando richiudibile della serie Mavic può mi torna più utile. Utile, certo. Però insomma, ognuno poi ha le proprie esigenze e abitudini. Sì. Un'altra cosa sempre sul radiocomando, che penso che sia una cosa oggettiva e non più soggettiva, è proprio sulla manovrabilità che avete sugli stick. La differenza è che sul Mini gli stick sono molto rigidi. È un po' più difficile creare dei movimenti combinati. Esatto, sì. Invece, sia per quanto riguarda il Mavic Air 2, sia la serie Mavic 2 Pro e Zoom, i comandi assomigliano molto a quelli del Phantom, quindi sono leggermente più morbidi gli stick. Okay. Quindi il comando è più sensibile, pur essendo sempre purtroppo pur essendo troppo corti. Sì. Collegata al radiocomando abbiamo l'altro punto importante di cui dobbiamo parlare, che è l'app. Esatto, questi droni si differenziano perché c'è chi usa l'app DJI Fly, nello specifico il Mavic Mini, il Mavic Air 2, invece chi usa l'app DJI Go 4, ovvero il Mavic 2 Zoom e il Mavic 2 Pro. Qual è la differenza? La differenza è che la DJI Go 4 è un'applicazione più ricca, più completa. Più completa, soprattutto in vari settaggi. Uno su tutti, il fatto di poter regolare il livello di scarica della batteria, ovvero a che livello scarica far partire l'alert, cosa che non potete fare né sul Mini né sul Air 2. Piccola parentesi, so che magari a voi non interessa perché siete evoluti, però la lingua dell'app. Esatto. La lingua dell'app è solo in inglese, la DJI Fly? Sì. No. No, al contrario. Al contrario, vince il DJI Fly perché c'è l'aggiornamento anche in italiano. In italiano. Mentre la DJI Go 4 è soltanto in inglese. Questo è un aspetto che magari per molti non è trascurabile. Esatto. Però se siete un po' masticato un po' di lingua inglese, per voi non farà nessuna differenza. Se non la masticate, purtroppo dovete andare a intuito, insomma. Ovviamente anche qui ci sono delle app terze che hanno sviluppato per appunto avere questa una patch della lingua italiana, però ovviamente
sappiate che quando utilizzate qualsiasi cosa che non è DJI, poi nel momento in cui succede qualcosa, DJI potrebbe riservarsi il diritto di dire di lavarsi le mani. Infatti, ho notato una incompatibilità confermata con i terminali smartphone Huawei. Ah! Con di quale? Che cosa? L'incompatibilità tra i sistemi, non so se sia l'app o il radiocomando. Parli della DJI Go 4. DJI Go 4, ma non so se sia l'app o no, ma è per forza non l'app. È per forza l'app, perché io ho avuto gli stessi identici problemi con molti terminali Huawei su il primo Mavic Pro e questo. Anche su questo, quindi. Sì. È stata tra la lista compatibili? No. Non c'è la lista compatibile. Nessun Huawei è sulla lista dei compatibili. I problemi sono molto gravi. Cioè, se abbiamo perdita di segnale, cioè totalmente l'app va in crash, il radiocomando non ha più comunicazione con il drone, evitate la combinazione con gli smartphone Huawei. Quindi magari prima cambiatevi il telefono e poi prendetevi il drone. No, sicuramente andate a vedere sempre la lista dei dispositivi compatibili. Punto numero? No, il punto numero, abbiamo perso i numeri, però. Dal punto di vista normativo invece, Andrea, come funziona? Allora, dal punto di vista normativo ovviamente il peso ha un peso specifico importante. Esatto. Ovviamente il Mavic Mini ha vita facile, nel senso che con i suoi 249 grammi rientra in pieno diritto in quelle che saranno le future categorie open. Quindi per pilotare il Mavic Mini basterà soltanto avere un attestato online, quel famoso attestato online che si prende a 31 euro. Mentre per tutti gli altri droni, per volare ad esempio in ambito, in uno scenario urbano, quindi in operazione specializzata critica, c'è bisogno appunto di, oltre all'attestato online, di seguire un corso presso un centro addestramento e quindi prendere un attestato CRO. Quindi è anche il modo più economico per un volo urbano, non solo un discorso. Esatto, sì. Diciamo che con il Mavic Mini, se volete sempre fare un discorso rapportato alle vostre tasche, sicuramente è l'unico drone al momento che vi permette appunto con solo 31 euro di impiegarlo in tutti gli scenari possibili. E io vi ricordo che se dovete prendere attestato online, io ho fatto anche un mini corso per appunto per superarlo al meglio. Vi ricordo che appunto a partire dal 6 luglio sono ripartite le possibilità di rifare questi test online, però a differenza di prima adesso si paga prima e si hanno 4 tentativi anziché 6. Quindi se non volete sprecare 31 euro vi consiglio studiare prima per bene, oppure di seguire un nostro corso. Poi se siete interessati al discorso del corso CRO, come sapete io sono un istruttore, se siete dalla Puglia o vicini, o se vi volete fare un viaggio per venirlo a trovare, insomma, certo, contattatemi, vi do le informazioni, oppure comunque sia consultate l'elenco ufficiale delle scuole autorizzate ENAC e quindi rivolgetevi sempre a loro. Passiamo adesso alla parte foto-video e qualità, quindi qua parleremo più che altro di te, Giuseppe. Anche di specifiche, poi la qualità la vedremo dopo, però partiamo dalle specifiche. Parliamo un po' dalle specifiche, quindi intanto a livello fotografico il Mavic Mini è l'unico che non ha il RAW, quindi questa è una cosa importante per chi produce le foto in maniera molto accurata, quindi vi dovete accontentare del JPEG. A livello video invece, cosa che molti apprezzano dei droni di fascia un po' più alta, è il codec H265. Lui purtroppo gira soltanto in H264 e la qualità massima che raggiunge, stiamo parlando sempre del Mavic Mini, è di 2,7K a 25 o 30 fps. Invece gli altri, invece gli altri hanno il 4K, hanno intanto il 4K. Hanno anche H264 e H265 e inspiegabilmente sul Mavic Air 2 c'è il 4K a 60 fps. Quindi 60, nel nostro caso siamo in Europa, utilizziamo più che altro il 50, però comunque è una possibilità in più. Quindi il 4K 50 60 fps è una cosa che per adesso dà soltanto il Mavic Air 2. Per quanto riguarda invece gli FPS, restiamo 50 o 60 per Mavic 2 sia Pro che Zoom, a 2.7K di risoluzione, non 4K, però vuol dire è già un'ottima risoluzione. L'unico che ha il 4K 50-60 è il Mavic Air 2. Una cosa importante che ha il Mavic 2 Pro è il D-Log a 10 bit, quindi si ha la possibilità di riprendere in log alla profondità colore di 10 bit.
cosa che invece lo zoom non ha, ma ha la possibilità di zoomare, appunto. Esatto. Quindi passa da una inquadratura a 24, tu lo sai meglio di me, fino a 48 mm equivalente nel formato full frame. Ok, quindi 48 mm equivalenti è già un medio. Il famoso cinquantino, no? Esatto. Il cinquantino volante, in pratica. È un cinquantino volante. Ma c'è la possibilità di registrare in 4K a 48 mm. Sì, come? Quindi, se è 4K, noi o vogliamo ottenere un Full HD ancora più stretto, lo possiamo fare. Allora, la differenza è che è l'unico drone, ed è questo il motivo per il quale l'ho scelto, ad avere uno zoom ottico reale, non uno zoom digitale con conseguente degradazione dell'immagine, ma un vero e proprio zoom ottico. Ci sono degli aspetti negativi su questo zoom che magari vediamo un attimo successivamente, però tra tutti quelli che vediamo qui, effettivamente è l'unico drone che ha la possibilità di dare un tocco più creativo alla ripresa. Perché cambiare la focale non significa solo avvicinarsi a un soggetto, ma concentrare l'attenzione di tutto il fotogramma su un soggetto. Su un soggetto, sì. Si può aumentare l'effetto del parallasse ruotando intorno a un oggetto, quindi vedremo tutto lo sfondo che ruota in maniera molto più veloce rispetto ad una ripresa grandangolare. C'è anche uno zoom ibrido che è attivo solo in modalità 1080 fps, che un po' come fanno anche gli smartphone, assembla lo zoom ottico allo zoom digitale, quindi il crop del sensore, e arriva fino a 96 mm equivalenti, quindi ci si avvicina veramente tanto alla scena, pur restando molto lontani. Piccola nota negativa di questo zoom, che molte volte non viene menzionato, è il diaframma. Il diaframma è f2.8, che comunque, voglio dire, è una signora apertura, ci mancherebbe. A 24. Esatto, perché a 48 il diaframma si chiude fino a 3.8, quindi si perde quasi uno stop di luce. Cosa significa? Significa che un live zoom non potremo farlo, senza perdita di luminosità, in modalità manuale. È una cosa molto importante quella che ha appena detto Giuseppe. Aggiungiamo per completezza che il diaframma non è regolabile, ovviamente, neanche su Mavic Mini e neanche purtroppo su Mavic Air. E non è regolabile neanche... neanche sullo zoom, neanche soltanto sul 2 Pro. L'unico diaframma regolabile è sul 2 Pro. L'ultima cosa da sapere è ovviamente il discorso del sensore. Quindi il sensore vero e proprio della fotocamera, andiamo a valutare quali sono quelli più grandi e quali sono quelli più piccoli. Come sensore vince assolutamente per dimensione il Mavic 2 Pro, perché ha il sensore da un pollice, quindi è bello grande, mentre il Mavic Air 2 ha un sensore da mezzo pollice, quindi la metà rispetto al Mavic 2 Pro, e gli altri due hanno un sensore da 1/2.3 pollici, poco più piccolo di mezzo pollice, insomma. Fatta questa analisi, giungiamo un po' alla conclusione, che è anche il titolo del video, ovvero alla fine quale scegliere. Quale scegliere? Allora, io partirei dal livello amatoriale, quindi se siete dei principianti e soprattutto avete anche un occhio di riguardo verso il portafoglio, sicuramente per il prezzo del drone, degli accessori e il discorso anche normativo, assolutamente il drone consigliabile è il Mavic Mini. Sì. Per quanto riguarda il miglior rapporto qualità-prezzo, a mio avviso l'Air 2 batte tutti, perché io concordo. Appunto, in un prezzo inferiore a 1000 euro comunque sia hai un'ottima qualità oltre al reparto video anche dei materiali, una lunga durata. L'unico compromesso è il fatto che per usarlo in scenari urbani devi avere il crop, però è l'unica pecca, diciamo, di questo drone. Non troverei molti difetti, anche perché vedo ha moltissime funzioni automatiche, c'ha addirittura uno super slow a 240 fps, cosa che magari gli altri non hanno. Quindi rapporto qualità prezzo sicuramente estremamente consigliabile il Mavic Air 2. Dal punto di vista puramente professionale mi sento di consigliare ovviamente invece la serie Mavic 2. Il professionista potrebbe anche valutare per un Mavic Air 2, quindi io e Giuseppe, che su questo ci lavoriamo, vediamo comunque che c'è qualcosa in più che quello ha che gli altri non hanno, ma non c'è male anche negli altri, quindi dovete valutare in base a quello che personalmente vi serve. Quindi se vi serve lo zoom, andate sul Mavic 2 Zoom. Se vi serve l'apertura del diaframma, ovviamente. Se vi serve l'apertura del diaframma e una qualità video, quindi una profondità colore a 10 bit, andate assolutamente sul Mavic 2 Pro. Se invece ci tenete a un 4K con un frame rate
po' più alto, un po' più consistente sul Mavic Air 2. Speriamo che questa puntata vi sia piaciuta, vi ricordo di lasciare un bel like bello grosso se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta lasciatelo lo stesso, perché è giusto che stanno pure gli ospiti, voglio dire, non li deludete. Se ci siamo scordati qualche cosa per un scrivetelo nei commenti, così aiutate un po' tutta la community ad avere ulteriori spunti per fare la scelta migliore in base alle proprie esigenze. Ricordiamo di seguirci anche su tutti i nostri social network, quindi Facebook, Instagram, Telegram. Se dovete fare degli acquisti Amazon sta sempre il link qui in descrizione. O se dovete comprare uno di questi droni, esatto, potete farlo sempre da Amazon. Sempre dal nostro link. Se entra qualcosa e sostenete il canale. E detto questo vi salutiamo dicendovi buon volo a tutti! Ma non devi numerarli. Ok, no. Già avete fatto il 2. Abbiamo fatto il 2. Sì. Ho detto 2. Sì. Quando? Giuro. Veramente. Sì. Vabbè. Dai, numeriamo. Ormai ci siamo. Punto numero 3. Da specifiche tecniche. Vabbè, si era capito, però voglio dire, giusto per precisare. Da specifiche tecniche. Tettiche, 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 tetti